Dal trono escono lampi, voci e tuoni, e sette fiaccole di fuoco ardono davanti al trono. Per la giornata dedicata ai defunti si è svolta al cimitero di Teramo la quinta edizione di Recita per i giorni di quiete, un momento suggestivo tra letture e musica curato dall'Associazione Culturale Spazio 3. I brani sono stati accompagnati dalla voce di Magda White con la regia di Silvio Araclio. Proprio davanti alle tombe sono stati così letti stralci di prosa e poesie come l'Apocalisse di Giovanni, Il Corvo di Alan Poe, Incontro all'angolo di un mattino di Lia Migale. Vieni! E uscì un altro cavallo, rosso fuoco, e al cavaliere fu dato di togliere la pace dalla terra affinché si uccidano a vicenda. E gli fu data una grande spada. Tutti i brani, quelli letti dagli attori Mauro Di Girolamo, Eugenia Rofi e Vincenzo Macedone, pensati per aiutare a ritrovare un equilibrio interiore e a vivere un po' meglio le ombre, gli incanti, le paure, le speranze e gli smarrimenti che si avvertono maggiormente in questo triste giorno, nel quale ognuno di noi ricorda i cari scomparsi.